Il Corriere dei Topolini, il Corriere dei Topolini. Buongiorno, Max. Allora, dimmi un po', com'è andata oggi la partita di minigolf? Ma cosa credi, Charlie Emmental? Sai, Sofia è più grande di me e siamo ancora pari. Ehi, il campo di minigolf è stato aperto 6 mesi fa e io ho iniziato a giocare solo allora e proprio insieme a te. Allora, Charlie, mi fai dare un'occhiata al giornale? Che c'è di interessante? Interessante? Qui non succede mai niente di interessante. Beh, se tu vincessi contro Sofia, quella sì, che sarebbe una notizia interessante. Ti farò vedere io. Allora, buon divertimento. Il Corriere dei Topolini, il Corriere dei Topolini, il Corriere dei Topolini. Questa volta la vai a prendere tu la palla. Non posso, oggi ho messo i pantaloni nuovi. Beh, e se io non ci vado? Dovrai pagare tu la palla perduta. Io sono al verde. Oh, al solito. È tutto così caro. Vieni subito qui! No! Per tutti i gatti con gli stivali, guarda, è Willy Appenzell! Oh, meno male che mi avete trovato! Avrei potuto morire di fame e di freddo! Presto, presto, liberatemi! Devo correre alla polizia! Andiamo da zio Teobaldo! Ma che cosa è successo? Non mi crederete, ragazzi, mi hanno rapinato! Proprio a me doveva succedere! Io che non riesco nemmeno a guardare un film poliziesco senza farmela sotto dalla paura! Dai, una vera rapina! Che notiziona! Dai, raccontaci tutto, Willy. Dici dov'è successo. Ma dove vuoi che sia successo? Guidavo il mio furgone pieno di formaggi. Il furgone! I ladri l'hanno portato via. Finalmente è successo qualcosa. Forza, cerchiamoli. È successo qui. Mi trovavo proprio qui con il mio furgone, ma ora non c'è più. Ehi, guardate, ci sono tracce di pneumatici. Oh, oh, mamma, ho tanta paura. I rapinatori potrebbero essere ancora da queste parti. Chiamiamo la polizia. Certo, intanto io e Max diamo un'occhiata in giro. Mi raccomando, fate attenzione. Eccolo laggiù. Dobbiamo essere molto prudenti. Completamente vuoto. Hanno portato via tutto. Non hanno lasciato neanche una briciola di formaggio. Accidenti, Willy ci rimarrà molto male. Mani in alto! Ma zio Teobaldo! Come, non ci riconosci? Che coincidenza! Ma cosa fate da queste parti? Forza, alzate i tacchi e tornate a casa. Ma zio Teobaldo, noi abbiamo trovato Willy e il camion che gli hanno rubato. Siamo dei testimoni. Va bene, va bene. Se le cose stanno così, allora cambia tutto. Spero solo che non abbiate toccato nulla. No, no, certo che no. Hanno fatto proprio piazza pulita. Non è rimasto niente. Che cosa ti hanno rubato? Come vedete, è tutto. Certo, questo è chiaro. Ma che vuol dire tutto? Ah, sì, ho capito cosa vuoi sapere. Allora, innanzitutto 10 kg di Emmental, 5 kg di gorgonzola, 5 kg di mozzarella, e 10 kg di formaggio molle, e 10 kg di camembert, e poi... Il camembert, no. Hanno portato via proprio il mio formaggio preferito. Per favore, un bel sorriso. Ecco, ci mancava Speedy Groviera, il fotoreporter. Sei ovunque. Non ti sfugge mai niente, amico. Ho già scritto tutto. Mi serve solo una foto con tutti voi insieme. Grazie. Sarà lo scoop dell'anno. La signora Anna. Ci siamo dimenticati di lei. Starà aspettando Willy con il formaggio. Max, andiamo. Vi prego di avere pazienza. Vedrete, Willy arriverà da un momento all'altro. Stai tranquillo, baby, baby, vedrai che Willy arriva subito. Signora Anna! Oh no, ci mancavano solo altri clienti. Come vedete qui, ormai siamo al completo, stiamo aspettando Willy. Quella lumaca di un topo avrebbe dovuto già essere qui. Quando arriva gliene dico 4. Hai ragione, ogni giorno che passa diventa sempre più inaffidabile. Però questa volta non è colpa sua. Willy è stato derubato. Che cosa? Sì, l'hanno derubato. Gli hanno portato via il furgone pieno di formaggi. Quindi niente formaggio. Come? Niente formaggio? Avanti, non crederete mica a quello che raccontano questi due topastri.
sarà di certo una scusa. Ma io... Edizione straordinaria, edizione straordinaria, incredibile rapina ai danni del furgone dei formaggi, incredibile. Dammi una copia. Ma non eri senza soldi? Ecco, guarda, qui c'è la prova che abbiamo detto la verità. C'è anche una nostra foto, che vi dicevo? Nelle prime ore di oggi il signor Willie Appenzell, il nostro fornitore di formaggi, è stato rapinato da una banda di delinquenti mentre era alla guida del suo furgone nei pressi del campo di minigolf. Solo grazie all'immediato intervento di Sofia e Max Emmental, il nostro Willie Appenzell è sano e salvo. Chiunque fornirà informazioni che portino all'arresto dei delinquenti otterrà una lauta ricompensa. Oh, non ci posso credere, una vera rapina nella nostra tranquilla cittadina. Allora, se le cose stanno così, a parte un pezzetto di parmigiano duro, purtroppo non mi è rimasto neanche un briciolo di formaggio. Povero me, morirò di fame. Come faccio adesso? Io non posso mangiare il formaggio duro. Io sono vecchio e sdentato. Su, non piangere, Babybel. Forse è rimasto ancora un leccalecca al formaggio. Mi dispiace, ma possiamo provare con un pezzo di parmigiano duro. Grazie, ma è inutile. Babybel lo sputerebbe immediatamente. Max, c'è un premio. Andiamo. Ma certamente, è tutto chiaro. Sì, sì, gli daremo tutto quello di cui ha bisogno. Zio Teobaldo! Ma che succede? Purtroppo non sono io a seguire le indagini. Mi hanno appena chiamato da Parma dicendomi che stanno per mandare un commissario e che si occuperà del furto dei formaggi. Ecco, appena accade qualcosa di interessante mandano qualcun altro a seguire il caso. È davvero... Shh, non dite nulla di quello che avete appena sentito. C'è il commissario. Sono il commissario Chester di Parma. Lui sembra un vero commissario. Ma che ci fanno questi due ragazzini al comando di polizia? Sono dei testimoni importanti. Senza il loro intervento il povero Willy sarebbe ancora legato nella boscaglia. Bene, vi interrogherò più tardi. Prima voglio andare a vedere il luogo del furto. Lei viene con me? Ah, no, 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 non è possibile. Devo stare vicino al telefono. Qualcuno potrebbe fornire degli indizi importanti, così è scritto sul giornale. Possiamo accompagnarla noi sul luogo del furto. Va bene, anche Sherlock Holmes andava in giro con un assistente. Venite. Non sono mica così fesso da farmi tutta quella strada per niente, ora che il caso non è più mio. Vedrà lui come cavarsela il grande commissario Chester, il topo metropolitano. Ecco, ci avrei scommesso. L'indizio porta alla banda di Rocky Rockefeller. La settima rapina in 7 settimane. La banda Rocky Rockefeller? Sì, la banda di Rocky Rockefeller agisce sempre con la stessa tecnica e come segno di riconoscimento lascia questo indizio sul luogo del furto. Ora fatemi vedere il posto dove avete trovato Willy. Willy. Sofia troverà un altro berretto così buffo. È un berretto basco. Ah, ecco la nostra palla. La posso riavere? Niente da fare, questa palla è un indizio molto importante. Bisognerà farla esaminare. Ma no. Adesso andate a casa, non ho più bisogno di voi. Idiota! E ora che cosa facciamo? Ci devo pensare. Dai, andiamo. Ehi, quello cos'è? Niente.
niente, è solo uno spiedino al formaggio mezzo mangiucchiato. Potrebbe averlo buttato Baby Bear, lascialo stare. Aspetta, profuma di fresco. Annusa. Hai ragione, e la signora Anna non aveva uno spiedino così fresco nel suo negozio. Vuoi scommettere che stava nel furgone di Willy? Che cosa dici? Lo dobbiamo consegnare al commissario Chester? Eh no, il commissario non ci ha restituito la nostra palla da minigolf. Troveremo altre tracce. Niente in vista. Max, che stai facendo? Che strano odore. Hai un nuovo profumo per i piedi. Ah, te ne sei accorto. È molto buono. È il nuovo Camembert di Chanel. A me non sembra affatto Camembert. Quello che sento non è un profumo di marca. Forse è Gorgonzola 3711. Forse sono i tuoi piedi? Io non ho bisogno di profumo. I miei piedi sanno di formaggio anche senza deodorante. Secondo me deve appartenere a chi ha buttato il lecca-lecca al formaggio. Continua ad annusare, forse riusciremo a trovare il nascondiglio. Non si sente più niente. L'odore si ferma qui. Secondo me quel brutto furfante ha attraversato il fiume. Per questo non senti più niente. Lo ha fatto per far perdere le tracce. Seguimi. Guarda laggiù. È uno di loro. Lo vedi? Ma che cosa dici? È solo uno che fa jogging. Non mi sembra un rapinatore. I ladri non si fanno mai riconoscere, così dice zio Teobaldo. Ma se lo dice lui. Se è solo un topo che fa jogging, cosa aspettiamo? Avviciniamoci. Ma forse non è il caso, non saprei. Io non ho mai visto un rapinatore in vita mia. Che fifone. Buongiorno. Ecco, non si può mai stare in pace con questi mocciosi. Su, sparisci, vattene. Allora? Mi sa che hai ragione tu. È molto maleducato, ma non credo che farebbe male a qualcuno. Ehi, ma guarda che cosa fa. Mangia, e allora? Mangia formaggio. Il mio formaggio preferito. Camembert, come quello che hanno rubato a Willy. Allora fa parte della banda. Andiamo! Che vuoi fare? Parola d'ordine! Scatola di formaggio! Guarda chi c'è, Freddy Gorgonzola, il vincitore delle Olimpiadi! Un po' di movimento farebbe bene anche a te! Se la polizia dovesse inseguirci, tu saresti il primo ad essere acciuffato! Tanto sei pigro e ficcioso! Una porta segreta! È l'entrata della canalizzazione delle fogne. Il nascondiglio dovrebbe essere lì dentro. Come facciamo ad entrare? Posso provare a fare una voce diversa. Molto scura e profonda. Potrebbe funzionare, poi lì dentro è molto buio. Se riusciamo a fare in fretta, forse la guardia non ci vede. Però dobbiamo sbrigarci. Forza, dai, andiamo! Parola d'ordine! Scatola di formaggio. La parola è giusta, ma non conosco la tua voce. Oh, il raffreddore. Ma sarà. Ehi, è un labirinto. Come faremo adesso a trovare l'uscita? Sei sempre il solito fifone. Se ci riescono i ladri, ci riusciremo anche noi. Coraggio! L'abbiamo scampata bella. E ora? Questo corridoio sbucherà da qualche parte. C'è passato quello che è entrato prima. Ecco! Parla più piano. Sembra la porta di una cantina. Ci siamo! È il covo dei ladri. Ehi,
Oggi è andata tutta a meraviglia, Accidenti, non ho mai visto un autista così fifone. Mancava poco che se la faceva sotto. Mangiano il formaggio della signora Anna. Guarda, Sofia, il mio vecchio skateboard. Quello che ho regalato alla signora Anna. Ma questa è la vecchia cantina della signora Anna, da non crederci. Ho appena parlato al telefono con l'Italia. Il capo Alfredo Mozzarella è molto fiero di voi. Per oggi non ci resta che imbarcare il formaggio per l'Italia. È appena iniziata la stagione estiva e i turisti tedeschi non vogliono rinunciare al loro formaggio. Muoviamoci, dobbiamo spedire il formaggio tedesco in Italia. Io davvero non li capisco. Come possono preferire questa roba qua al vero formaggio italiano? Io invece li capisco. Anche a me piace di più un buon gorgonzola tedesco. Ma cosa puoi saperne tu, Smettetela di litigare. Allora, ascoltate, stasera, appena farà buio, arriverà una nave davanti alla porta segreta. Noi caricheremo tutto il formaggio sulla barca e quando avremo finito faremo una grandissima festa. Forza, Sofia, abbiamo visto abbastanza. Andiamo a raccontare tutto a zia Tuba. Ah, un ragno! Ma che cos'è stato? Qui c'è qualcuno. Su, prendeteli! L'ho presa! Ma guarda, una ragazzina, che ci fa qui? Fa un giro qui intorno. Ci deve essere di sicuro qualcun altro. Ti va di fare un'altra corsetta, amico? Ciao, Bertie, sei proprio un pollo. Sei riuscito a far entrare qua dentro un topo estraneo. Accidenti, ecco perché non riconoscevo quella voce. Ah, bella guardia, apri la porta e guarda se fuori c'è qualcun altro. Non si vede nessuno. Bene, comunque, se non riconosci una voce non aprire la porta, ma chiama uno di noi, hai capito? Va bene, capo. No, sono Willy. E che succede? Dov'è Sofia? I ladri, la banda di Rocky Roquefort e nella vecchia cantina della signora Anna e pure Sofia. Ma sei proprio fuori di te. Vieni, ora andiamo dalla signora Anna. Cerca di calmarti così spieghi tutto a lei. Coraggio. Bene, brava, ci mancavi solo tu, lo capisci che ora non possiamo rimandarti a casa? Ma io non ho visto niente e non ho sentito niente, davvero, vi giuro che non dirò niente a nessuno. Mi dispiace molto, signorina. Tu conosci il nostro nascondiglio, che ne facciamo di lei? Io un'idea ce l'ho, ha paura dei ragni, se non sbaglio. Ti vorresti dire? Guarda, non sono carini? No, vi prego, non liberatevi. No, non lo potete fare. Non potrei sopravvivere a questo. Ma tu non devi sopravvivere. Aiuto! Aiuto, Max, fai presto con i rinforzi. Ma non è possibile. Dici che il covo dei ladri è nella mia vecchia cantina. Ne sei proprio sicuro? Sicurissimo. C'era il mio skateboard. Lo riconoscerei in mezzo ad altri mille. Quando è che hai usato la cantina per l'ultima volta? La mia cantina? Un secolo fa. Da quando ho comprato il congelatore io non ho più bisogno della cantina. C'è una chiave per entrare in cantina? Sì, certamente. L'ho nascosta mettendoci davanti uno scaffale e non mi ricordo più dove ho messo le chiavi. Ehi, amici, ma non vorrete mica entrare da soli? Dovete chiamare la polizia! Non si può! Conosco troppo bene zio Tebaldo. Se aspettiamo il suo arrivo, potrebbe essere troppo tardi per la povera Sofia. Il commissario Chester, invece, sta cercando i berretti baschi. Ci vuole troppo tempo per farlo smuovere. Dobbiamo liberare Sofia da soli. Tu, Willy, ci aiuterai? No, no, non se ne parla proprio. Sapete che ho tanta paura. Willy, devi farti coraggio. Sei l'unico che sa guidare. Dovrai solo andare con il tuo furgone davanti alla porta segreta, in modo da bloccarla e impedire che escano da lì. Per favore, avanti. Almeno questo lo puoi fare. Non c'è nessun pericolo. Va bene, ma non chiedetemi altro.
Dobbiamo fare molto piano. Qual è lo scaffale da spostare? È quello laggiù, alla fine del corridoio. Ecco dove avevo messo la chiave. Sono proprio cattivi. Fa vedere anche a me. Sì, sono proprio cattivi. Sbrighiamoci, Max. Ci rimane pochissimo tempo. Sofia non ce la fa più. È tutto finito, Sofia. Va tutto bene. Presto, usciamo subito da qui. Ma la banda? La banda di Rocky Rockefort. Niente paura, Sofia. Will ha bloccato l'ingresso della porta segreta con il furgone. Ci penseranno il commissario e lo zio Teobaldo. Vi vado a chiamare immediatamente. Non c'è bisogno. Willy è stato più saggio di voi e ci ha avvertito subito. Voi due meritereste proprio un sacco di sculacciate. Però per questa volta non posso fare a meno di dire che avete fatto davvero un buon lavoro. E adesso, signore e signori, ci divertiamo. Siete tutti in arresto! Per voi i giochi sono finiti! Forza, ragazzi! Tutti zampe in alto! Oh, sì, è incredibile! Avete sentito? Max e Sofia hanno catturato la banda di Rocky Rockefort! Bravi! Quando sarai grande, Baby Ben, diventerai coraggioso come Max e Sofia, vero tesoro? Sorridete, per favore. Vorrei un chilo di formaggio morbido, per favore. 2 chili di camembert. 12 leccalecca al formaggio. Hanno portato anche il groviera? 12 leccalecca al formaggio. Non mi è mai capitato di vendere tanto formaggio in un giorno solo. Voi due ragazzi per oggi avete fatto abbastanza. Ora di corsa a letto. Edizione straordinaria, Max e Sofia Emmental hanno catturato la banda di Rocky Rockefort. Edizione straordinaria. Ehi Charlie, dammene una copia. Max e Sofia Emmental hanno catturato la pericolosa banda di Rocky Rockefort. Il commissario Chester, che presta servizio a Parma, ci ha riferito che i due ragazzi, per l'ottimo lavoro che hanno svolto, riceveranno in premio un viaggio nel paese del formaggio, l'Italia. L'Italia! Che forza! In 2 contro la mafia!